a me il compito di leggere una lettera di benvenuto dell'associazione. Quindi innanzitutto buonasera a tutte le autorità, il sindaco, vice sindaco, Katia che è tra i lettori, consiglieri, Franco e... No? Volevo dire un'altra cosa, vabbè, Marisa. Ma soprattutto voglio rendere omaggio a Maria, a Pino e Antonio che sta per raggiungerci. È già? Ah no, è abituata a stare dietro, va bene. Un caro saluto a voi e trasmettete con i vostri cuori a papà. Allora, a nome del gruppo L'Angoletto dei Pittori, vi do il benvenuto e vi ringrazio per aver scelto di trascorrere con noi questa serata in ricordo di un nostro compaesano, un omaggio alla poesia in dialetto, in vernacolo, di Pierino Netti. Prima di dare seguito e voce a chi l'ha conosciuto e vissuto, consentitemi di spendere due parole sull'associazione. L'Angoletto dei Pittori è formato da amici legati dall'amore per l'arte e la cultura nelle sue più varie espressioni. Nasce con lo scopo di riunire persone che condividono il piacere di parlare e fare cultura in modo artistico, creativo e giungere a realizzare esperienze nei vari ambiti che valorizzino le radici contadine con le tradizioni senza dimenticare però quello che siamo, quello che ognuno di noi è, cercando quindi la conoscenza sensibile del territorio in chiave classica e moderna, con linguaggio e voce che sono entrambi destinate e vanno a destare anche l'interesse nelle nuove generazioni. Gli eventi prevedono decantazione, declamazione e presentazione di poesie, mostre personali e collettive, concorsi e teatro. Un applauso di ringraziamento a Pierino. Naturalmente saltiamo quindi le altre formalità e invito Gino Dionisio per primo a darci il saluto, l'assessore alla cultura. Grazie Nicola e benvenuti a tutti. C'è molta una forte emozione in me questa sera nel presentare, nel fare il saluto, celebrare Pierino Netti. Se dovessi andare indietro nei ricordi più lontani della mia memoria c'è la sua presenza. Conosco Pino, Pierino Netti era solito passare ogni sera a salutare sua madre, la signora Netti. Io abitavo da vicino, quindi avevo modo di frequentare da sempre Pino, Maria ed Antonio. A dire il vero, la casa della signora Netti era un crocevia di passaggio di tanta gente, di tante persone di San Michele che all'uscita della messa, di tante signore, all'uscita della messa sentivano il piacere di venire a salutare questa persona, questa famiglia molto importante per San Michele. Ricordo la signora Netti, ricordo Pirino e Nina, la maestra Nina e Mimì, compianto l'altro fratello di Napoli. Era l'impareggiabile, la simpaticissima Maria. Quindi io conosco da sempre queste persone, sono amico di Pino, di Maria da tantissimo tempo. E Pierino Netti poi in età più adulta mi parlava di queste sue opere, di questi suoi scritti, del piacere che avrebbe avuto che un giorno si potesse celebrare questo che sta avvenendo qui questa sera. Pierino Netti era molto impegnato, era una persona stimatissima qui a San Michele. Era molto impegnato, io lo ricordo nella Democrazia Cristiana, poi successivamente come direttore di banca e poi nel gruppo Preghiera di Padre Pio. E quindi in queste sue scritture traspare forte, evidente il suo amore per San Michele di Bari. E quindi questa sera io sono molto felice di essere qui e di poterlo celebrare. E anche lui sicuramente lo sarà, ci starà sorridendo in questo momento, felice, con la sua dolcezza, col suo sorriso dolce, con la sua bontà e con la sua
innata signorilità. Grazie all'Angoletto dei Pittori per aver avuto questa brillante iniziativa. Grazie ancora. Faccio il saluto anche, penso di ringraziare anche a nome della famiglia, mi sento anch'io uno di famiglia, li conosco e sono amici da sempre. Grazie per aver avuto questa idea geniale e buona serata a tutti. Grazie Gino, grazie. Credo che si sia percepito l'emozione si taglia, sono molto emozionato pure io perché chi l'ha conosciuto non può che confermare e quindi testimoniare la sua alta contagiosità, di un animo molto dolce, in pace con se stesso e con gli altri. Adesso invito a parlarci non di Pino Netti ma un altro Netti, Lorenzo Netti, il sindaco. Grazie, grazie a tutti. Io voglio prendere a spunto, prima è comparsa la parola amore, e in ognuno di noi, anche noi qui presenti questa sera, traspare l'amore per questo, l'amore viscerale per questo paese. Quindi in Pierino Netti, oltre internamente, questo attaccamento e questo amore viscerale per San Michele era proprio usciva fuori in maniera proprio importante. Questo per noi è stato anche un motivo di esempio, un fattore di crescita, perché per noi è importante avere anche dei riferimenti, e Pierino è stato anche uno di questi. Quindi una comunità che si stringe intorno ai propri valori, intorno alle persone che veramente hanno voluto bene, ma ripeto, se siamo qui questa sera vogliamo tutti bene a questa comunità. In un momento particolare, questa è una settimana abbastanza impegnativa per questo paese, ci stiamo preparando per una festa che è quella che sarà venerdì, sabato e domenica, in cui noi ci mostreremo al cospetto dei tantissimi amici che ci raggiungeranno da ogni parte d'Italia, anche qualcuno da qualche nazione estera, proprio per dare il segno tangibile di una comunità che non ha mai voluto rinunciare alla paesanità, e grazie a questa conservazione della paesanità noi oggi stiamo ottenendo tantissimi riconoscimenti. Però la cosa più bella, io ringrazio veramente tutti coloro che si sono adoperati per questa serata, è la voglia di cominciare e non mai abbandonare tutta una serie di luoghi simbolici di questa comunità. E quindi questo colpo d'occhio bellissimo in un posto straordinario che richiama un po' quella che è la nostra storia, veramente molto bello. Quindi grazie a voi per aver avuto questa brillantissima idea, e l'invito da parte nostra, c'è sempre la voglia di collaborare anche a costo, veramente, perché noi oggi stiamo lavorando su 5 fronti, ci stiamo dividendo, però è importante che si facciano tante iniziative, perché dobbiamo condividere, dobbiamo partecipare, perché partecipare ci fa anche stare bene, ma soprattutto non ci fa perdere la memoria, in questo caso non la memoria, la memoria nel senso che di tutti coloro che hanno veramente dato tanto a questa comunità, e Pierino di questo. Quindi l'invito è questa sera, trascorriamo questa splendida serata con un colpo d'occhio straordinario, però l'invito è prossimamente approfittare di questo splendido spazio che noi volutamente abbiamo reso quasi pedonale, che di cui passava di tutto e di più, però è importante valorizzare questo scorcio del paese perché si presta a tantissime iniziative. Quindi la speranza che tutti quanti noi possiamo nel futuro approfittare ancora più spesso di questo posto. Quindi grazie a tutti e buona serata nel nome e nella memoria di Don Pierino Netti. Grazie sindaco, puntuale come sempre per la valorizzazione di quanto ci circonda. Naturalmente questa associazione ha l'ardire e il proposito di fare un po' come si fa quando si salta. E naturalmente quanto più lunga è la rincorsa, tanto più lungo è il salto, o tanto più alto è il salto. Quindi naturalmente nell'ambito della cultura e di quanto io ho già detto, si registra un'azione corale che vi spiegherò dopo. Intanto comunque è doveroso, non solo, ma è un piacere dare la parola a coloro i quali lo hanno vissuto, cioè l'hanno vissuto in casa, quindi Pierino era sempre se stesso anche in casa, si suppone. Quindi la parola a Maria, che ci legge un passo sul papà.
naturalmente sono pensieri della famiglia. Un saluto a tutti e grazie di essere qui. Ringrazio di cuore, anche a nome di Pino e di Antonio, l'Associazione L'Angoletto dei Pittori per aver pensato e voluto questo evento che ricorda nostro padre a 12 anni dalla sua morte e l'amministrazione comunale per averlo patrocinato. Non ricordo il momento in cui ho scoperto la vena poetica di nostro padre, ma nella nostra infanzia sono stati sempre presenti i suoi racconti, che costruiva prendendo spunto da piccoli fatti quotidiani e che amava elargire, infiorettandoli con abilità descrittiva e divertente. Penso alle storie ascoltate a casa di nonna Maria, rivedo le serate attorno al fuoco del braciere, zia Lellina che racconta, tra realtà e fantasia, aneddoti e fatti antichi. Chissà quante storie nostro padre avrà ascoltato nella sua fanciullezza. Sarà nata così, in continuità con le memorie custodite e tramandate dalla sua famiglia, la passione per il racconto e il suo forte legame con il paese, i luoghi e le persone. Ricordo la profondità del suo sentire verso la famiglia di origine, verso i familiari, gli amici, i suoi ragazzi del gruppo, e verso di noi e nostra madre. Con la stessa profondità è stata da lui vissuta la fede, nutrita di pratica religiosa costante e di sereno fiducioso abbandono al divino fino all'ultimo respiro. Nostro padre era parco nell'esprimere direttamente le sue emozioni e i suoi sentimenti. Credo che lo abbia fatto attraverso le sue poesie. Così i suoi versi dicono di lui, dei suoi affetti e dei suoi legami, dicono tutta la vita di un uomo profondamente innamorato della sua terra, ma con lo sguardo sempre rivolto al cielo. Grazie Maria, ve l'ho detto, l'emozione si taglia. Guardate un po' sullo sfondo, si avvicenderanno delle immagini, quindi a partire da Pierino che conosciamo tutti e come se stesse tra noi, e c'è un quadro rappresentativo, simbolico di San Michele, di San Michele Antico, il primo San Michele, e naturalmente a proposito di simboli poi vi dirò strada facendo di che cosa stiamo parlando. Accanto vedete Mariana con una chitarra e deve interpretare la declamazione di tre poesie, quindi a gruppi di tre poesie. Lei si interfaccerà con le poesie, magari abbiamo cercato di adattare un po' la tipologia del canto, ma che naturalmente stiamo parlando di canto in vernacolo. Quindi Mariana con il primo canto, il canto della Cuba Cuba. Mariana è molto 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 emozionata, quindi va incoraggiata di volta in volta, grazie. Allora ti ringrazio per avermi presentata, prima di iniziare le canzoni è doveroso un ringraziamento a Oronzo Dalfino che purtroppo non è potuto esserci qui stasera, perché le canzoni che eseguirò questa sera sono tratte dal suo libro L'ultima cicala, che è una raccolta di canti in vernacolo, è un regalo che lui ha fatto a San Michele, quindi vorrei dedicargli un applauso e un grazie. Grazie, grazie, grazie. Chi venga a candare alla porta,
era patrona da casa, io sono picca da racconta. Cuba cubina, come te voglia ma, Cuba cubina, come te voglia ma. E che saputo ca, vusita ci supurca, che era patrona da casa, nasci facendo musso torta. Cuba cubina, come te voglia ma, Cuba cubina, come te voglia ma. Che sa Cuba cubo bene da pastizza, che sa Cuba cubo vola la salsizza. Cuba cubina, come te voglia ma, Cuba cubina, come te voglia ma, Cuba cubina, come te voglia ma, Cuba cubina, come te voglio amare. Bravissima, bravissima. Ecco, questa prima composizione, Marianna l'ha anticipata, è di Oronzo, e Oronzo posso dire che ha partecipato a tutte le preparazioni. Purtroppo però la malattia oppure gli acciacchi vengono all'improvviso e non si possono nemmeno prevedere. E Oronzo è come se fosse qui. Ma perché? Perché Oronzo avrebbe potuto raccontare degli aneddoti di vita vissuta nell'ambito della banca con Don Pierino. E naturalmente il richiamo alla banca. Il presidente e il vicepresidente hanno fatto sapere che c'era una riunione in atto ad Albero Pello, e quindi a delegare la direzione è Donato, il direttore, fino a poco fa, di San Michele, possiamo dire. Ancora in casa. Però conosce benissimo Pierino, e quindi gli chiediamo di un piccolo ricordo, va bene? Buonasera. Niente. L'onorevole compito di presentare, rappresentare la banca, che diventa oneroso nei confronti del ragionier Pierino Netti, perché sicuramente gran parte della vita di Pierino Netti è collegata alla Cassa Rurale Artigiana, la banca che da anni opera nel territorio da più di 50 anni. Pierino Netti era il confidente di tanta gente. Pierino Netti era colui che conservava i pensieri, e Pierino Netti era colui a cui veniva sempre chiesto un parere, molte volte parere che esulava dal suo compito professionale, dal suo compito bancario, ed era più un parere umano. Questo parere umano, in buona sostanza, poi declama quello che è il pensiero e il modo di essere di Pierino. Lui lavorava in banca come in buona sostanza poi era nella vita, ovviamente mantenendo il più stretto riservo e tutto quello che era collegato alla prassi bancaria. Però per la comunità di San Michele Pierino Netti ha veramente rappresentato un punto di riferimento e una persona molto molto stimata e confidente, una persona di fiducia. Quindi per me un onore rappresentare la banca e un onere mettermi, non dico, non sarebbe mai un paragone o un confronto, però insomma fare lo stesso lavoro che ha fatto Pierino per tanti anni è davvero un onore. Quindi buona serata a tutti. Grazie. Grazie Donato, grazie. Era proprio quello che si voleva, praticamente una testimonianza un po' vera, non preparata, tutto qua. Allora, a proposito di simboli, quindi abbiamo citato i simboli, via la prima poesia, la Ucasala, che
narra i simboli di San Michele in chiave romantica. E naturalmente ci sono, c'è la chiesa, c'è il castello, c'è l'arco dell'orologio, e naturalmente questa narrativa se la porta con sé Pierino, così come gli venivano le emozioni, e quindi le racconta in maniera sublime, e quindi la gustiamo questa prima poesia con la lettura di Katia Giannoccaro. Eterna, o paradiso stato, che tutti i santi bacia la fracena, che l'acqua chiara che attacciavi faro, può preparare la tavola la sera. Nanione che ha di sobbo pugnatibbe, e tutti sono norme pietà. La Madonna tretta in diretto figliaribbe, non se ne fa dormire di fermare. Tutto inverno vedi tanta menestra, Santo Michele che passò da là. Mattino un briale in bacio alla finestra e quando si abboccò, volisce qua. Che da pasta, id fabbricò una chiesa per cinonna e un orologio. Poi un castiglio e un arco si aggiustò. O fece un vignale che la loggia. E poi, come tutti i cose id finì, non posto buono con zò e su capò. E sopra questa terra dopo scennì, che na sporto tutti i cose si portò. Tra casa massa, tur, ciò e acquavì, id che lo cuore si portò. E quando tutti i cose si finì, id vicine cose si col cuore. Un padre eterno, da sopra paradiso, vedesti cose belle e gli alletò. Poggiò che lì domani tutto rise e sopra stu paese ingiumenò. Stava fermo e nessuno che parlò, tutti i cose tremendì e non ci piacì. Tutta una volta la terra camminò e vedibbe che paese si muovì. Adà che sì, un paese mio è nato, sotto la protezione di Gesù. Gli è bello, gli è forte, gli è profumato. Do son nato e non me ne voglio più. Brava, grazie, grazie. Superata la prova, vedi? Preoccupata. Allora, quando sono arrivato, ho detto ai lettori, ma perché non vi siete messi in un angolo? Loro hanno detto, ci piace stare in dall'angogne, sotto l'arcoir. Vabbè, si sono un po' non nascosti, ma giustamente l'ansia di dover leggere delle poesie così pregne di sentimento, perché Pierino in ogni parola spargeva un po' come si fa con il formale, spargeva emozioni e sentimenti, quelli che traspaiono dalle letture dei suoi versi. La seconda poesia proprio vi volevo in questo trittico un casale, poi un presepio nostro e un carnevale nostro, viene messo in risalto l'aggettivo nostro in dialetto. Questo significa che Pierino, trasferitosi da Bari in tenera età, San Michele lo aveva sposato in tutto e per tutto, anche con la sua storia, anche con le sue emozioni, anche con i suoi profumi, quindi traduceva in versi, ma non solo, perché poi vi racconterò qualche altro aneddoto vissuto con lui. A leggere questa poesia, o cos'è questa, è Angela Dalfino, prego. E questa poesia, mentre Angela si prepara, vi dico che è sì descrittiva del presepe, però nella descrizione Pierino ci mette la preghiera, che era tipica, era un profondo cristiano cattolico vivente, anzi io più che Don Pierino l'avrei chiamato Pio Pierino, perché Pierino era un puro e questa purezza la trasferisce nei suoi versi. Quindi si rivolge ai giovani, prima di tutto abbiamo scoperto
e l'abbiamo confermato, che amava molto i giovani, i malati, gli anziani, i genitori, coloro i quali sono lontano per lavoro dalla casa natia, i poveri e gli afflitti. Angela, prego. O per esempio, siamo questo lo bambino. Scritta a Yid volevamo fare la festa. A che sì siamo pensati prima. E attorno a Yid poi non siamo questi. Stanno attorno a te tutti ognuno. Specialmente chi è senza posto. Tutta la benedisce, aiuna aiuna. Dange una sorta ricca e filo nostro. Stanno attorno a te tutti i malati, sobbano lieti e parlano con te. Avasta quando chianta, donna data, state vicino e stringilo con te. Stanno attorno a te i vecchi arieti, citta siano queste e gli vecchi a te. Non tenono nessuno i poveri, dange tu la forza a non cadere. Stanno attorno a te tutti gli attani, che chi mamma si hanno questa ingiunecchiata, si hanno stangata e si tenono chi mena. Benedici tu ciò che ti hanno dato. Stanno attorno a te tutti i cristiani che per fatia se ne hanno usciuto da. Dallo presepio tu stanno lontano. Accoglielo tu, falla avvicinare. Stai attorno a te, ci stai desciuto, ci stai afflitto e ci non parla più. Tremendo l'ambaccio, aiuto. Stiano le mani, aiutalo tu. Tutto il mondo attorno a te si questo. E tanta cosa bella e buona vola a stanotte è notte grande, io ci è festa, amore e pace, tu ne da per te. Grazie, aspetta un attimo, aspetta. Allora, in largo Sant'Antonio, giusto per dare qualche nota pure storica, ai tempi dell'associazione Pro Loco con Dino Bianco, Angela, non andare via, resta là. Allora, ai tempi dell'associazione Pro Loco con Dino Bianco in testa, c'era un gruppo che lavorava freneticamente a valorizzare San Michele, cioè diciamo che lo ha rivoltato culturalmente e storicamente come una calzetta. Questo gruppo, questa associazione è abbastanza composito, ci sono degli innesti di giovani e c'è la vecchia guarda di Dino Bianco. Angela è una delle punte di diamante. Grazie. Salutiamo anche Lorenzo, perché anche lui ha la sua parte in questa storia di San Michele. Terza poesia, come dicevo, Un Carnevale Nuestro, è letta da Pietro Resta. Piero Resta. Prego, Piero. E anche questa è una descrizione, però naturalmente descrive il carnevale attraverso la declamazione di versi riferiti soprattutto a delle figure tipiche. Ve elenco, le sappiamo tutte, però è il caso di fare menzione. Un mestreval, un portanare, un motorista, l'uomo a corte, che è la nostra maschera che ci contraddistingue, e naturalmente un riferimento alle maschere. Buona lettura, Piero. O carnevale sta aspetta a Sant'Antonio. Tutti è pronti, se vota a camezzà. Chi li maschera, li fisca, li suena. O casale, si mettono a ballare. I festini stanno preparati. Io non questa zia redde e li pallone. Dame e cavalieri, gli hanno votato. Per gli spese, poi, non picca padone.
da moglie che non c'è mai parlando. E la ban gli è sempre la stessa. Ste ci balla e ci vese nan. Ste ci trese e non cerca permesso. Un mestre balla gli è un tipo zista che non grida, ti faccia tremolare. State attenti, non dice niente, bist. Ti tremendo e ti chiama a parlare. O per tenere sta in bacio alla porta. Schittid, ti può far passare. Per stare, lì voluto la sorte. Per trasi, ti faccio un po' crepare. Un motorista è un gran guagnone, sape tutto il mondo lì ballato. Ste contento, basta che se sole, per le maschere, che è un arrivato. Rulè, contre, chiama sposare, an avant, an arrière, gran confusione. Siamo venuti da mettere e da passare. Tremenditemi in bacio e facci attenzione. La maschera di casale è poveretta. Un zappatore faccia l'uomo in corte. A come arriva? È in abete. Per ballare poi, ne sentiamo fuori. Le festine siamo lasciate e pensiamo che a tutti gli è sciuto poi. Prima in prima ne siamo spacciate. Più maggiore poi a Luana ci vede. Bravo, bravo, grazie Pierre. Ecco, una canzone che molto spesso io da piccolo ho sentito da mio nonno, cito una frase di Donato, siamo piccoli di fronte a certi giganti. Mio nonno Colin Rainier, diciamo uno dei padri della tradizione carnascialesca, me la contava d'inverno davanti al focolare, quindi stiamo a sentire la canzone Tiro lo lotto. Tira lo lot, tira lo lot, sciamanin, che fatto not. Tira lo lot, tira lo lot, sciamanin, che fatto not. E la notte d'una terra, fu una festa prangio per. E nasci nostro signor in danna povera mangiator. Nuvo venno a sened, San Giuseppe vecchia ried. San Giuseppe accatta la passa, la Madonna lo picchia e l'umbassa. E l'umbassa canalina, nenda nenda Gesù. E l'un bassa canolot, sciamanin che fatto not. Tira lo lot, tira lo lot, sciamanin che fatto not. Tira lo lot, tira lo lot, sciamanin che fatto not. Tira lo lot, tira lo lot, sciamanin che fatto not. Tira lo lot, tira lo lot, sciamanin che fatto not. Brava, brava. Sentiremo parlare di Marianna. Dimenticavo di dirvi che il quadro che qui alle spalle l'ha composto Lorenzo Maggipinto. Lorenzone, come si chiama tu, Lorenzonetti? No,
Moschetti, dai. Lorenzo Moschetti, un applauso. Allora, consentiteci di alleggerirla un po' la serata. Sì. Allora, questa poesia, la prossima poesia l'avrebbe dovuto leggere Oronzo, ma ahimè ha declinato in famiglia la sua lettura, quindi si chiama Utren. Vieni Angela, esco, sei punta di diamante, no? Ed è una metafora della vita, io ho anche detto un inno alla vita, ma comunque Angela mi ha corretto da par suo. No, è una metafora. Ci sono delle simbologie. Parla di maturità, naturalmente età matura, parla di lavoro, parla della famiglia, parla dei figli, si rivolge ai figli e poi ascoltiamo bene l'ultima strofa che è un bel finale. Prego Angela. Stai pronto, Utren mia, alla partenza? E quanta gente stai alla stazione? La storia a me ha da che sia che mezzo. Una sorta buona, ricca e l'aria buona. Non fisca e vita che si muove. E quanta volta gli dava a fermare. Se cammino qui solo ci stai chiove. Stai scritto, tutta va a provare. Se cresce qui sueca e con la scuola. Gli dalla chiesa si faccia la presenza. Che lo fucile può un tempo vola e finalmente lo pensiero pensa. Alla fermata stessa lo primo bene, che insieme alla fatica avevamo mascato. Solo non ti sente, che stai meno vinto, che ti riparà. Questa fermata poi è la più bella, il cuore mio in giro già si sente. Aiuna sale dalle stelle e lo treno fuggi e ve candente. Nata stazione può si fa tuo cuore, e una salute cresce nelle stelline. Ti sente tanta gioia e tanta amore, e sa che mezza a come la mattina. E mo lo treno mi si fa tecchina. Se cammina e fugge allegramente, sale e scende qualunque tempo mena, perciò sappia che è una buona gente. Grazie, grazie Angela, brava come sempre, grazie. E adesso mi avvicino alla maestra di musica, e perché anche lei ha voluto cimentarsi con una poesia. Ma guarda un po', è così romantica che legge la poesia Amore. E questa poesia si rivolge ai poveri, quelli che vengono chiamati così adesso con il francesismo, i clochard. E parla dell'indifferenza della gente, parla del soccorso. E naturalmente stiamo parlando nella Bibbia, la circostanza. Stiamo parlando del Cristo che si è fatto uomo e che si è fatto trovare lì ad avere bisogno. E quindi il Cristo che merita amore. Marianna. Tremoleva, stessa in terra, un poveretto. E nessuno che passava tremoleva. Gli occhi all'aria, fisso fino a ieri. Era l'ogni che da sera, che la neve. Un pensiero si valdeva fino a tanna, quando giovane si sentiva e era forte. Quando Dio ne passato e poi quando anna, io ci stenderò e aspetto la morte. Passò da un bacio a Yid, un signore, pagò un pene fresco e giumonò. Una femmina gli disse, questo stai morto. E con il capotto su la bacio qua. Una voce dice, non conosci tu viso. Sono stato in tutto il cuore. Questo uomo non mi porta in paradiso.
che non voleva bene, schitta amore. Ci è cu domen che sta in grosso, cu pitta aperta. E scolzagna, che a tutto vuole bene e a tutti dite, vieta ci mi crede e non mi vista. Cu di Cristo. Quindi siamo adesso alla Angela. Ecco. Dopo amore una poesia molto molto particolare dal titolo Tutto per soldato. La legge una neofita. Grazie a Spinelli. E, questa poesia è particolare perché differisce un po' da tutte le altre, perché non parla di un argomento in particolare, ma è una dedica. È una dedica ad un nostro concittadino che ha trascorso la maggior parte della sua vita da missionario in Uganda, quindi stiamo parlando di Padre Giovanni. Quindi Pierino, da uomo anche di chiesa, ha ritenuto doveroso rendere omaggio a chi rinuncia a tutto pur di aiutare i derelitti, coloro i quali hanno bisogno. Quindi trasferendosi, lasciando la terra natia, naturalmente ogni tanto venendo qui a rinfrangarsi e poi ritornare di nuovo in missione. A te, grazie. Da quando tu nascesti, te pensieri, e aprissi a te sono stata notte e dì. A due cristiane buone ti affidiebbe, che ti imbarorono buone, o giusto e che sapevi. Tu ti pigliesti il tempo, e scesti in Nanta, e chiana chiana vedevi scritta a me. Tu crescevi e ti imbarriesti il chiamo, e pensivi che io volevo a te. In prima rispondiesti alla chiamata, l'assisto un mondo tu, e che la croce o libro santo e il mio frate partiste per farci sentire la voce. Quante lacrime, fatica, quante dolore, povero, acqua, lotto, vento e tempesta, pure i fucili che dice che sono morti, tutto ti ricordi da sta festa. Basilio che Carmelo stanno vieti, d'ossuso come a voi e è festa grande. Tutti ne sentimo figli e frate. Io ne ho passato scritto 25 anni. La mamma mia sta sempre insieme a te. Comando su, tene protezione. Il cuore mio sta sempre appresso a te. L'Uganda nostra è terra di missione. Tutto ti sono dato figli miei buoni. Il cuore, la santa e la bontà. Io c'è festa e tutto canta e suona. Godisci a te per la comunità. Bravo, grazie, 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 grazie. Allora siamo quindi abbiamo concluso il secondo trittico ed è il momento di Marianna con un pezzo che Pierino ha voluto dedicare ad un momento tra fidanzati, quando c'è lo scambio o quantomeno il regalo di un accetto tra i fidanzati. Difatti la canzone si chiama Una Chappis. A te Marianna. Volevo nulla a ciappis e chiudo mezza canna, ma leggi appena in canna procei e grande novità. Ulaccio, 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 senza laccio non bozza ste, e ci namma catto ulaccio, e te la semmano bella. Vicino a casa mia, vateva una rifugio fi, che era portava un ulaccio in canna, ieri chiudo mezza canna. A pasciato la sottena, cato paro un pantalone, i parrovate la stagione, gli mo voglio mare te. Ulaccio, 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 senza laccio non bozza ste, e ci namma catto ulaccio, io te la semmo.
laccio, 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 senza laccio non pozzo stè, e ci non m'accatto, laccio, e te la sembrare. Laccio, 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 senza laccio non pozzo stè, e ci non m'accatto, laccio, e te la sembrare. E adesso il, diciamo con la prossima poesia l'argomento si fa un po' più serio, più introspettivo, più religioso, più sentimentale, più emotivo. E a leggerci la prossima poesia è Angela De Iure, la poesia si chiama Un crocefisso. È un inno alla croce con la preghiera, è una preghiera collettiva, un po' è stato il precursore, probabilmente ha previsto un po' i tempi, quelli che vedono un po' l'osteggiamento della croce, passatemi il termine, della croce nelle scuole, e quindi quasi a non poterlo più venerare ovunque noi ci possiamo trovare. E quindi Pierino conclude con la difesa dell'amore divino. A te, Angela. Nonna Mariuccia mi diceva spesso che una volta ieri capo terra non ha potuto né un crocifisso. Passivi uè ci poveri vacchietti. In de scuola bacia alla parete che una cento stava puesto da. Più ognuno non era lo segreto e a voce alzata si mettono a preghiare. So tutto cose belle, cose buone. Tu vivi e senti l'amore e l'armonia. Tutta la classe canta e sogna. Ginocchiette stonne, non da Dio. O paraviso, sai lo che sa voce. Insieme ai sospiri e ai dolori. Tutto insieme, sotto a che da croce, pare che apriescono pure i muri. Cristo mio, non puoi stare per nulla, un'altra volta ti vogliono far fuori, ad a parlare, non puoi stare più muto, a tutto il mondo facendo tu l'amore. Grazie, brava, brava Angela. E la prossima poesia non è di Pierino. Non è di Pierino perché si è ritenuto, una volta che si è proposta, si è ritenuto di dare concretezza a quello che Pierino suscitava nella gente. Io mi richiamo alla mente un po' i momenti che ho trascorso con i miei nonni, mio nonno soprattutto, perché era un forte affabulatore e faceva le rime, come si dice, camanan camanan, con la seconda elementare, quindi era un autodidatta. Però quello che io ricordo di mio nonno è i fatra, i deteri, i termini antichi, ma soprattutto il codice non verbale, perché con i gesti loro parlavano anche con il silenzio. Quante volte ho interpretato il silenzio di mio nonno. Bene, questo rapporto intergenerazionale è continuato, non solo per me, ma è continuato anche tra altre persone, in altre famiglie. Bene, attraverso il racconto del nonno, un bambino di 9 anni, un ragazzino di 9 anni, compone una poesia. Il nonno gli descrive Pierino come un cambare e il bambino compone una poesia in dialetto, in vernacolo, che si chiama Amba Pierin. Lo so che voi siete sorpresi, però è la sorpresa che vi facciamo. Il ragazzo adesso ha 20 anni, è tra di noi, si chiama Vito, ma è molto schivo, così come era schivo Pierino, Don Pierino. Quindi gli dedichiamo questa poesia composta da un bambino che si è ispirato a lui. Legge la poesia Lorenzo Moschetti questa volta. Dimenticavo, ha ricevuto, scusami Lorenzo, una menzione, scusatemi,
ad un concorso di poesie che ha organizzato la Proloco. E quindi il ragazzo è stato pure apprezzato per quello che ha scritto. Scusami l'interruzione. Ampa Pierino, io di te non mi ricordo, ma se ricordo voi non un nome, che ti chiama Cambà. Io non so, c'è un Cambà da Nido e un Cambà di San Giovanni. Ma un anno mi dice che tanto fu un Cambà di San Giovanni sì. Un anno, quanto si ricorda e un diciannove, ci tocca il cuore alla buona signora. Assendola, mi viene da piangere e mi sento che mi sta facendo. E penso che i belli ricordi ti facciano stare poi e tante volte ti facciano pure ammaresci. Bravo Vito e bravo Lorenzo, bravo interprete. E arriviamo a ad un momento a cui tutti quanti noi non siamo preparati, ma è comunque un momento a cui tutti quanti noi dobbiamo arrivarci, ed è il momento del trapasso, quando si ha la percezione, lo dico perché è la poesia che lo dice, si ha la percezione che si è arrivati proprio all'ultima stazione, giusto per richiamare il treno di prima, e il padre raccoglie a sé tutta la famiglia vicino al letto e gli dà un testamento, sì, simbolico, i beni sì, però soprattutto gli dà un testamento spirituale, veramente toccante. E vi devo dire una cosa, quando ho sentito Giulia Diomede recitare questa poesia, mi sono commosso. Prego. Stava tinta so bolietto vecchiariet e tutti i filosofi li chiamè. Stava attenta fila me, io vi so dit, la giornata a me stava passè. So stata sempre un ziste fatiator, un mondo a me uso fatto con sorriso, ciò che teng uso fatto con sudor, ni so arrabbet e manco so acceso. Di tutti i cosi gli è tempo della sé, a tutto voi ci vuole un ricordo, che mi vedete quando non c'è sta, a da che sì, di tutto voi gli non so assurdo. Della Patrizia u fonte è di Vetucci, u fonte di Maiagna gli è di Vincenzo, la chiesa poi ce le chiede a Mariucci, e lo cartiglio che la bestia vuole alla Rienza. Gli soffenuto e adesa di alassà. A mamma vostra c'è che alassà il cuore, che a questo frutti è, a vaccambà. Gli è di sedere a me, di ci stai morto. E mo, non vi facite una chiangiuta, vi dico scritto, ma avete perdonato. Gli crede che so cose giuste, e quanta cosa poi gli vi amannà. Volitevi bene e vi cerca scusa e pensate a ciò che fatto non attende. Vi lascio, figlio mio, vivo con Gesus, la zappa è d'amore una fontana. Brava Giulia, andiamo a fare lei. Ti tocchi l'anima. Allora, naturalmente la serata volge al termine, mi preme a nome dell'associazione, a nome di tutti coloro i quali non sono potuti arrivare, e naturalmente c'è un arrivederci alla volta prossima, e naturalmente non possiamo che ricordare la figura di Pierino. Allora, vi dico solamente questo, che era il Vangelo non letto, ma il Vangelo vivente. Possedeva prossimità,
quindi era proteso verso il prossimo, era colui il quale scriveva le lettere per chi era emigrato e quindi era l'antesignano dei servizi sociali di oggi, cosa che non scrivono lettere perché non c'è più bisogno, ma era a sostegno delle famiglie. E se qualcuno se la passava male, Pierino non si sottraeva. A questo punto vi devo raccontare un aneddoto di Oronzo, non è molto lungo, più che un aneddoto era un modo di pensare di Pierino applicato. Pierino diceva: non so perdere niente, non so poter perdere niente, tant'è che quando avanzavo qualche cosa, qualche pasticcino in banca, forse Pino potrebbe averlo visto qualche volta, ma lui raccoglieva tutto perché dice: sta chi ha bisogno, quindi non si perde niente, non bisogna lasciare niente. Però era simbolico perché, al di là del fatto materiale, Pierino non trascurava nessuna persona, era vicino, accanto ai bisogni della gente, soprattutto la povera gente, e di questo noi lo ringraziamo e consentiamo a lui di salutarci con l'ultima poesia, che è un comodone così dal titolo della serata, ed è una metafora. A lui piaceva molto la metafora. È la mamma verso il figlio ed è un motivo di ispirazione. Cioè, i sentimenti per Pierino erano sempre motivi di ispirazione. E vi racconto un episodio mio personale. Quando con Dino Bianco mi cedette un po' il testimone dell'associazione Pro Loco, noi varammo una serie di incontri sempre a settembre, chiamandola Settembre San Michele in Festa. In questo c'era una sezione dedicata a, abbiamo dedicato delle serate naturalmente a Corinne Vittoria, ad Achille Ciccarelli, e quindi mi portai da Pierino a dire: Pierino, tu hai degli scritti, li devi venire a leggere. Nicola, io una cosa ti devo dire, intanto non sono completati, ma io una cosa ti posso fare, vengo a leggerti qualche poesia. E di chi le vuoi leggere? Te le leggo di Achille Ciccarelli. Quindi lui dette il contributo, non sottraendosi naturalmente perché era un uomo sociale, quindi Pierino era tutti noi, e lesse la poesia con tanta passione che anche allora io mi sono commosso, ma pensate, io avevo 25 anni, era un po' più difficile che mi commuovesse. Allora, anticipa questa poesia Ucomotone recitata da Pierino, Mariana, con il titolo della ultima canzone, ed è una canzone che conosciamo quasi tutti: Quando è bello primo amore. Vai. Turilali, turilala, è bella e l'amore ci lo sa fare. Quando è bella la scarola di namito, voglio bene un mattino, cora cora, quando è bella la scarola. Turilali, turilala, è bella e l'amore ci lo sa fare. Quando è bella la capa dell'occhio, ninna mita, voglio bene, tu mi stringe e ti abbraccia. Quando è bella la capa dell'occhio, turillalli, turillalla, è bella e l'amore ci lo sape fa. Quando è bella la cima da cola, ninna viva, luce bene, canudo facciamo l'amore. Quando è bella la cima da cola, turillalli, turillalla, è bella e l'amore ci lo sape fa. Quando è bella la melanzana, ieri sera ne dammo la mena. Quando è bella la melanzana, quando è bella la melanzana, turillalli, turillalla, è bella e l'amore ci lo sape fa. Turillalli, turillalla, è bella e l'amore e ci lo sape fa. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.
con tanta forza. Grazie. E tanti auguri. Allora adesso sì, spegniamo e diamo, lasciamo che Pierino ci saluti. Arrivederci alla prossima occasione e non perdete di vista questa associazione, merita. Grazie a voi per la presenza, siete parecchi, grazie. Questa sera, dimenticato, era per me difficile dimenticarlo. E lui diceva, anzi scriveva, mi affaccerò alla finestra e avrò sotto gli occhi lontana la terra mia. E io sono certo, perché egli gradiva essere presente in questi tipi di incontri, in queste manifestazioni. Quindi io sono certo che lui ci sta seguendo. E proprio per questo ho scelto quello che scrissi dedicandolo a lui il 29 marzo del 1990. È una data che anche per me è scritta nel cuore. Steccausol era lì e passato. Dopo una giornata piena di regno, il passare presto e ti portare addosso è scritto pace e nanzo regno. Un loro mestre gli indugò se sono accompagnato alla partenza, stiva assassato e ha avuto bello e ha aggiunto un'acqua buona a tocca mezza a dosse un biondo che ti frondeva che tanta amore e tanta pazienza ti ha voluto bene e te doveva ti ha capito e ti puoi sapere. Dedicato a Dino. Va bene? La vuoi fare? No. Questa la voce è dedicata a Dino. Allora. Ci siamo? Non è una sorpresa, è un errore di input. E questa era la poesia dedicata a Dino Bianco. Tra i due c'era un'amicizia non ferrea, di diamante, quindi era impossibile scalfirla. Naturalmente basata su valori, il rispetto reciproco, la profondità, lo spessore delle due personalità, e che sono state simbolo per quando erano in vita della popolazione di San Michele. Quindi se si produce cultura, se si fa cultura, se si sa bene il significato di cultura San Michele, perché lo dobbiamo a molte figure. E quindi l'associazione Pro Loco dell'epoca ha segnato la storia, ma non solo di San Michele, ma la storia dell'intero territorio, perché soprattutto Dino con le sue figure che erano un po' accanto con il suo gruppo, quindi anche Pierino, Angela, Oronzo, per certi versi anche Lorenzo l'ho visto, io l'ho vissuto Dino addirittura fino alle 4 di notte a discutere. E Dino siamo pronti? Dino era instancabile
e come faceva a non dormire, non lo so. Comunque era contagioso. Ci siamo. Feeling good in the cartoon, e si va a preparare lo comatone. Squadriva lo giornale e che la canna, faceva un arco a come una capanna. La coda a logna, sotto il giumattivo, i pezzi che l'hanno good già attacchiva. O vile poi giumattivo a nanda, o comatone mai, e è una cosa grande. Tutto è pronto, se può da come aspetto vinda per poter la manà. Sembra che mi girma mezzo a lei e aspettiamo che si faceva sapere. A come non vedemmo il tempo giusto, che niente non manemmo, e come giusto, desiderio, amore, e tutta la creata, ed è che sì, noi sapemmo, mamma e tata. E bello bello, a che manzò a salire e vedeva di salire il cuore mio. L'andava faceva buono e tremolava, non capo ciuccio più, ma la basciava. E attendo, attendo, lo faceva balzare fino a quando lo vedeva dare. Stringeva tutto il filo e tremandeva, sempre solo si può vedere, e da dove usciva. Se chiude da solo, o meno via. Stavo solo con me, tu non sia. Stai buono con me, vicino a Cristo, in albergo, in azienda, ieri l'hai visto. Un figlio che ha detto, ma non me, io con me, capito fino a te. Che te, la vita a me, non è finita. Stivo vicino a me e tu non c'è. Che manda, solo solo non va sempre. E insieme un po' piangemmo e a te pensiamo. Pensiamo che tu pure non lo pensi. Tutto ti so dato, pure lo pensi. Se mi stai ripendendo come a frere, e con grazie che sempre ci mi ha dato. Beh, figli miei poi, per la stradella, va cambiando forte, la vita è bella. Quando ti sento un leone, arguardate sempre un comatore. Grazie, grazie Pierino, ti portiamo dentro. Grazie a tutti voi e portate il verbo di Pierino, dai, a casa.